Oggi siamo qui in via di 500, angolo via Panigarola, e siamo qui in piazza al fianco di lavoratori e lavoratrici dell'RSA, come quella che nella quale il 7 luglio scorso è scoppiato un incendio, rogo nel quale sono morte 6 persone e 81 feriti. Noi siamo qui a denunciare le deficienze strutturali delle strutture per anziani, non soltanto quella dove è scoppiato l'incendio qualche giorno fa, residenze per anziani dove c'è un sottorganico sistematico, dove la gestione del personale viene data ai multiservizi come la Proges, dove c'è una deficienza strutturale degli impianti antincendio talvolta inesistenti, ed non è un fatto, non è una casualità che l'incendio si sia propagato, perché le pareti e la struttura non era per niente ignifuga. Ecco perché è divampato l'incendio, causando i morti e più di 80 feriti. Per cui noi siamo ancora qui non soltanto a difendere il personale, iscritti o non iscritti, poco importa, ma siamo qui a difendere la sanità pubblica, e siamo qui a denunciare la speculazione fatta dal Comune di Milano, dalla Regione Lombardia e da uno Stato che preferisce dare i soldi alle strutture private, preferisce dare decine e decine di miliardi alla guerra, agli armamenti, piuttosto che investirli nella sanità pubblica, visto che sono 50 anni che tagliano i soldi alla sanità pubblica. E siamo qui a difendere i lavoratori e le lavoratrici che, se alzano un dito e se alzano soltanto la voce per far valere i propri diritti, vengono sistematicamente sanzionati e licenziati, come è successo durante i 2 anni e mezzo della pandemia. Noi, come CUB Sanità e CUB Nazionale e CUB Lombardia, saremo qui sempre presenti al fianco degli utenti, dei pazienti che non si possono difendere da sole, a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici nel comparto sanitario.